e sono una designer, mi sono specializzata nel campo della moda. E provengo da una formazione multidisciplinare, sono una persona molto curiosa, quindi ho sempre sperimentato in vari ambiti e il perno della mia formazione è stata poi la progettazione stilistica e le tecniche sartoriali. Ho collaborato con diversi studi di moda e oggi sono la direttrice creativa del brand Christine Moreau, che si occupa della progettazione di capi unici per donne, quindi sono tutti uno diverso dall'altro e mi piace sperimentare con il tessuto. Del tessuto, la ricerca del tessuto, quindi vado a scovare tessuti antichi, sovrappongo lavorazioni e per questo ho pensato a questo laboratorio che abbiamo chiamato Creando Nuove Trame, dall'idea di dare una seconda vita ai tessuti. Il proprio quadro di tessuto partendo da un quadrato sulla quale verranno sovrapposti altri tessuti, fantasia, tinte unite. E faremo così: partiremo dalla carta dove verranno disegnate delle forme, potranno essere delle geometrie o anche piccoli soggetti ritagliati, appoggiati sopra il tessuto, ritagliato il tessuto e a questo punto assemblato nel quadro finale. Questo è un esempio di quello che potranno andare a fare. In realtà non è molto distante da quello che avviene nella moda e nella sartoria. Infatti, ho portato un piccolo esempio. Questo è un cartamodello. Si parte dal cartone, viene fatto il disegno, viene ritagliato e poi ogni parte del vestito viene trasferito sul tessuto, ritagliato e messo insieme a formare l'abito finale. Questo per me è una parte importante perché vorrei far capire con questo gioco che faremo, che non è molto distante appunto dal mondo della moda. La seconda parte del laboratorio sarà una parte collettiva. Quindi i bambini avranno sperimentato ago e filo, le forbici e avranno appunto avuto un piccolo assaggio di quello che è la manualità di questo lavoro. Si metteranno tutti insieme e metteranno uno a fianco all'altro i quadrati, scegliendo come, il colore, le forme, a creare un'unica grande opera. E che cosa diventerà? Lo deciderà il bambino. Laboratorio? Perché mi sta molto a cuore il tema della sostenibilità, su cui Recuperarti fonda da anni il proprio lavoro e i propri principi. Nell'ambito della moda, recuperare tessuti antichi, piccoli tagli di tessuto, tessuti vintage è parte di una storia e di una tradizione che oggi, secondo me, diventa assolutamente molto, molto attuale e fondamentale. Per questo vi invito a venire da Recuperarti, perché ci sono attività per i vostri bambini creative tutto l'anno.